Piantiamo alberi per una primavera di pace. E questo è il titolo della manifestazione che si è svolta questa mattina a ridosso della stazione di Battipaglia e organizzata dal comune, a cui hanno partecipato gli alunni delle scuole battipagliesi. Confucio diceva che il tempo giusto per piantare una pianta è 20 anni fa, l'altro tempo giusto è oggi, quindi oggi appunto siamo riusciti a mettere queste tre piante con la presenza di questi bambini. Ho raccomandato loro appunto, come tutti gli altri bambini, di passare ogni tanto qui dalla stazione, portare un bicchiere d'acqua a queste piante in modo che loro potranno tra 20 anni dire: quella pianta l'ho piantata anche io e c'ero anche io quando l'ho piantata, quindi proprio in segno di ricrescita, di rinascimento di quella che è la gestione e la cura del verde in città. Abbiamo scelto questo sito per impiantare queste tre jacaranda, che sono le prime di una lunga serie, perché questo filare andrà fino in fondo, ne saranno 10. Per il momento abbiamo messo queste tre, nei prossimi giorni pianteremo le altre 7. Questo è un progetto che è il primo di una lunga serie, perché purtroppo in città saranno abbattuti degli alberi perché ammalorati, perché ci sono delle carie all'interno, sono piante pericolosissime, specialmente in prossimità delle scuole, pertanto vanno abbattuti il più presto possibile. Però ovviamente questo non lo faremo a cuor leggero e provvederemo subito anche con una compensazione, tant'è che sono in itinere dei progetti, sono 7 progetti al momento, ma ce ne saranno tanti altri, per la piantumazione di alberi che ovviamente saranno alberi adeguati a stare in città, perché il pino, sia il domestico che il marittimo, non sono adatti a stare in città. Quindi il risultato è che un insetto, che è una cocciniglia che ha attaccato queste piante, le ha fatte morire, sono morte. Quindi le piante morte sapete bene che prima o poi cadono. Allora, prima che cadono, noi le abbattiamo. Quindi perdonateci se noi provvederemo in questo senso, però è d'obbligo. Quindi io mi auguro che insieme all'assessore Frusciante, insieme all'assessore Cirullo, faremo un buon lavoro, perché io sono delegata alla manutenzione e alla gestione del verde, per poter rendere questa città più con un polmone verde che ci renda più felici tutti. La festa dell'albero è un atto concreto e anche simbolico. Quando alla piantumazione accompagniamo i bambini, è chiaro che ci auguriamo che entrambi crescano sani, forti, robusti, e soprattutto che i bambini li rispettino e ricambino le tante cose positive che un albero può dare nella nostra vita. La festa dell'albero è soprattutto questo, però è anche un atto molto concreto, perché la piantumazione di un albero è anche un segno di un investimento, perché noi riteniamo che ogni mattonella libera debba essere occupata da un albero e da una pianta, e quando ci riusciamo è sempre una giornata positiva, e oggi è una giornata positiva.